Franco era già stato campione della categoria continentale dal 2001 al 2002, poi titolo lasciato per la chance mondiale. Tolpola, vi dicevo, il finlandese alla vigilia aveva il tanto buono il destro di Gianluca, ancora prova a breccare il rivale Branco. Vi dicevo, Tolpola l'ha detto, siamo stato sicuro, ha detto venerdì sera ci sarà un nuovo campione, sarà un Tolpola tutto diverso, vediamo. Per il momento, Francesco, mi sembra che stia combattendo che abbastanza bene. Certo, Tolpola sta mettendo un po' in difficoltà Gianluca, ma Gianluca deve essere bravo a non cadere nella sua trappola, cioè a restare lì e scambiare. Deve lavorare con quel sinistro e piazzare il destro come ha fatto in questi inizi di seconda ripresa. Sì, credo, Francesco, che una delle chiavi del match potrebbe essere proprio il jab sinistro di Gianluca, che dovrebbe tenere a distanza il rivale per poi partire. Intanto il destro buono di Tolpola, deve stare attento Branco, non è un inizio facile. Molto spavaldo, vedete, lo sfidante finlandese, malamente a vuoto con il gancio sinistro Branco, che poi però parte con due colpi il destro di Branco a due mani, ha toccato anche Tolpola a vuoto col destro l'azzurro, poi il destro di Branco, il jab sinistro. Quello deve essere la chiave tattica, quel jab sinistro deve dar fastidio con quel jab per poi piazzare il destro. Sì, perché fino a questo momento è venuto avanti troppo facilmente Tolpo, davvero? Esatto. Ancora vuoto con il destro Branco, che subisce un jab sinistro, ma insomma niente di che. Segnato intanto Gianluca allo zigomo sinistro, quasi all'angolo dell'occhio. Prova ancora con il gancio destro Tolpola. Poi piazza un colpo al corpo il finlandese, la replica immediata al volto da parte di Branco. Il gancio destro di Branco. Ancora sinistro destro, splendida combinazione del campione europeo. Si fa sentire il pubblico di Branco, è arrivato un pullman da Civitavecchia per sostenere il minore dei due fratelli Branco a bordo ring. All'angolo c'è anche Silvio, che sta aspettando di combattere l'ennesimo mondiale della carriera, ma stasera in veste di assistente all'angolo del fratellino Gianluca. Si chiude anche il secondo round, un round per Gianluca Branco. E sul mio cartellino a questo punto siamo nuovamente in parità. Sentiamo l'angolo. Guardalo bene in faccia quando viene avanti, non mettere i colpi senza guardare, ok? Ecco, e qualche volta quando ti metti quel dentro, boom boom, te lo fare con questo sinistro. No, lo vedo, sì, quando allora esci fuori, sì. Già, leggermente, sì. Già, se li metti, se la chiappi bene col tuo destro, sei due volte pesante qui, confronto a lui, sì. Sì, l'hai preso un po' sporco e l'aveva sentito. Ma cosa prima hai preso? Forza. Niente, va bene, niente, guarda, niente. Sono 12. Forza. Forza, ok, forza. Il sinistro, sì, Francesco, hai sentito cosa gli ha detto Franco Cherchi, l'allenatore? Ha detto: se tu piazzi, lo tocchi bene col destro, sei pesante due volte lui, cioè fai molto più male di lui. Beh, certo, lui è più tecnico, sa meglio piazzare i colpi, l'altro è molto più, come si direbbe in gergo, caro armato. Quindi tanto lui, buoni montanti. Tanto, è più bravo a fare il pugilato, deve sfruttare questa sua più bravura di eseguire. Non deve tecnica, cadere su questo, certo, destro. Certo. Iniziata la terza ripresa. Vedete lo sfidante finlandese Juho Tolpola, pantaloncini neri, ancora a segno col destro. Questo destro sta creando parecchi problemi a Branco, che ancora si fa chiudere alle corde, poi ne esce bene. Comunque un match che fino a questo momento è più difficile del previsto. Colpo basso da parte di Tolpola, non interviene l'arbitro, poi a segno al volto. Ci sarà da soffrire stasera per Gianluca, quindi dovrà tirare fuori tutta la sua grinta. Non è parso sicurissimo all'angolo Gianluca nel dialogo con i propri secondi, evidentemente un po' scosso da questo inizio difficile. Il gancio destro pesantissimo da parte di Tolpola,
e non riesce a evitarlo. Ad evitarlo. Adesso buono adesso il destro di Branco, che deve lavorare assolutamente col jab sinistro. E poi dovrebbe girare sulla sua destra, non andare a sinistra contro il destro dell'avversario, certo, che lo porta con... Per evitare proprio il gancio destro di Tolpola, deve girare esattamente dalla parte opposta. E non deve farsi chiudere le corde, a mio avviso. Destro ha provato il destro al corpo, invitato giustamente dall'arbitro ad alzare la traiettoria dei colpi Tolpola. Poi purtroppo Branco va a vuoto. Ha dato una testata. Avete sentito l'arbitro inglese, Lewis ha detto: se lo fai ancora perdi un punto, perché ha provato un colpetto con la testa. Intanto il destro ancora a due mani, si lascia sorprendere Branco, poi parte con la replica col destro. Comunque un match difficile, sì, fino a questo momento per Branco. Sinceramente non ci si aspettava un inizio così in salita, però ripeto, il match ovviamente è solo al terzo round, 12 riprese previste, quindi siamo tranquilli. Certo che l'importante è che Branco riesca a tenerlo lontano. Tenere lontano, più che altro tenere il ritmo e a replicare sui colpi dell'avversario. Quindi ci sono abbastanza dei fattori che devono collimare tutti e tre. Ecco, certo, quindi 11 anni di differenza, cioè, alla lunga potrebbero farsi sentire, sì, anche perché questo Tolpola si sa che si prepara sempre in maniera certosina, sale sul ring sempre atleticamente al top, però insomma Branco ha le qualità ovviamente per liquidare anche questa pratica. È partito col corto montante Branco, un altro round diciamo di parità, equilibrato. Forza, occhio, no, al destro, meglio, forza. Forza, ripresa. Adesso rivediamo forse la testata che ha dato, non so se. Forza, ora lo richiama. Ora lo richiama. Oh. Bravo. Già, preciso di Torpo. E questi sono colpi che si fanno sentire. Male con questo. E quel sinistro adopera quel sinistro. E muovi le mani. Ma su, non giù, c'è. Fuori secondi, Avete sentito? Devi lavorare col sinistro, quello che abbiamo ripetuto fino adesso. D'altronde, insomma, è chiaro l'andamento del match. Poi ci sono state le proteste di Salvatore Cherchi nei confronti dell'arbitro per la testata di Tolpola. Intanto siamo arrivati al quarto round, una situazione di perfetto equilibrio sul mio cartellino. Vi ricordo Gianluca Branco, ovviamente pantaloncini tricolori, il finlandese Juho Tolpola calzoncini neri. Qualche scorrettezza di troppo, non colpire alla nuca, dice l'arbitro a Branco. Carica il destro al corpo, poi al volto Tolpola. E Branco dovrebbe muoversi di più anche col tronco, col corpo, col capo per non fornire un bersaglio facile, sì, fermo. È che questo Tolpola mette i doppi colpi, doppia i colpi, quando porta il destro poi porta un altro colpo di doppia e diventa difficile per Gianluca evitarli. Ah, sì. Il suo allenatore, che anche il manager, si chiama Pekka Maki, che per gli appassionati insomma più attenti è il figlio di Olli Maki, che è stato campione europeo dei superleggeri negli anni 60. Ebbene, mi aveva detto che Tolpola sarebbe salito sul ring veramente con una preparazione perfetta, lo sta dimostrando. Ah, sicuramente. E se dura così per 11 riprese sarà dura per Gianluca cercare di arginarlo. Comunque adesso sta facendo un po' meglio, lo riesce a anticipare. Attenzione alla testa, anche dice ancora l'arbitro. Anche un po' con mestieri, giustamente. È mancato il gancio sinistro, ha toccato di striscio col destro Branco, si scambiano i colpi, il ritmo è buono dal primo gong. Alza i colpi, dice l'arbitro a Branco, che subito chiede scusa al rivale. Ecco, gancio sinistro buono di Branco, che prova.